sono lande spaventose. Quindi saltiamo i convenevoli. Tuffiamoci nel prestagione 2023. Una reazione in costante incontenibile. Il drago Chemtech torna con tante modifiche rispetto all'anno scorso. Ogni uccisione del drago conferisce tenacia, cure e scudi. L'anima del Chemtech dà danni bonus e riduzione danni con la salute bassa. All'arrivo del drago Chemtech, le sostanze chimiche alterano le piante della giungla con nuovi effetti e abilità. I frutti mielosi danno un lieve scudo ma non rallentano. I germogli predatori danno velocità e riducono a 1 PS i lumi rivelati. I bulbi esplosivi sono più esplosivi. La nuova stagione prevede più che piante geneticamente modificate. Le incursioni nella giungla sono più divertenti in compagnia. Sì, proprio così. Gli oggetti della giungla vengono sostituiti da nuovi compagni che evolvono in partita, dando buff nella loro forma finale. L'evoluzione è lenta, ma è possibile accelerarla dando loro da mangiare snack ottenuti uccidendo i mostri. Lungo il percorso, però, troverete più di questi animaletti alleati. Ora sulla minimappa appaiono i percorsi raccomandati per il primo giro di pulizia, perfetti per i jungler alle prime armi. I percorsi variano in base al campione e si adattano ai dati raccolti a ogni patch. Quanti aggiornamenti pensati per supportare l'amicizia? Chiamateci League of Friendship. E no, non accettiamo critiche. Stiamo apportando miglioramenti ai modi per coordinarsi con la squadra per battere il nemico. Abbiamo aggiunto alla ruota dei segnali opzioni come resistere, spingere, esca e tutti dentro. Mentre nella ruota visione ci sono visione eliminata e mi serve visione. In più, indicatori di segnale fuori schermo per la consapevolezza e il controllo della mappa. Introduciamo un sistema di votazione per gli obiettivi che ridurrà i conflitti per preparare le giocate importanti o meno nella landa. Il superiore che affronta il barone in solitaria è storia vecchia. Mettete da parte i soldi per gli oggetti nuovi e rinati che arriveranno nel negozio. Arrivano nuovi oggetti mitici per superiori e tank, ma la cosa davvero importante è il ritorno del bastone secolare. Esatto, avete capito bene, il bastone secolare è tornato. Va bene, farò il mio lavoro e vi dirò il resto. Nel livello mitico arrivano 3 oggetti per la resistenza dei tank. Tra ripescati e aggiornati ci sono il bastone secolare e la lancia di Shojin, ma sono stati aggiornati molti altri oggetti. Consultate le note sulla patch per i dettagli. Sapevatelo. Godetevi la stagione 2023 e scoprite le modifiche del prestagione con la patch 12.22. Vorrei più mana.